Top and flop dei dati Auditel di ieri, lunedì 16 settembre. Oggi ci occupiamo delle reti giovani generaliste, quindi di Italia 1 e Rai 2, perché ieri hanno fatto più o meno gli stessi dati di ascolto, però con una differenza. Italia 1 proponeva il film The Foreigner con Jackie Chan e di fatto ha battuto la diretta concorrente perché con 1.380.000 spettatori. È stato il terzo programma più visto della serata di ieri. Ricordiamo la serata vinta dal commissario Montalbano su Rai 1, seguito da Temptation Island VIP su Canale 5. Quindi al top The Foreigner su Italia 1. Flop invece appunto per Rai 2 che riproponeva stasera Tutto è possibile, la nuova stagione con non più Amadeus alla conduzione ma Stefano De Martino. Ecco, purtroppo lo show di Rai 2 ha lasciato sul campo quasi 700.000 spettatori rispetto alla media della passata stagione. Infatti ieri ha racimolato soltanto 1.310.000 spettatori, quindi meno anche di Italia 1. Per noi il flop stasera Tutto è possibile su Rai 2. Vi ricordiamo che tutti i dati Auditel, le analisi e le curve degli ascolti TV li trovate sul sito tvzoom.it. Noi ci rivediamo domani.